Si è fermi e concentrati dietro le quinte. Il macchinista si appresta a riempire la stiva, accende il fuoco, mentre i passeggeri in sala salgono in carrozza. La locomotiva è pronta! Si esce dalla rimessa, arriva il segnale, si parte! Siamo il carbone dello stesso fuoco, la caldaia sprigiona vapore che rafforza i meccanismi delle ruote motrici. Il convoglio, avviato, accelera. Passa alla prima stazione e già riceve uno sventolio di fazzoletti bianchi in segno di approvazione. E poi su, a fatica sulla collina, tra vegetazione verde e cielo azzurro. Ma il treno non si distrae, segue rigoroso il tracciato dei binari. Ora scende a valle con forza, acquisisce sicurezza, attraversa una grande città con spettatori ansiosi che, là, al suo passaggio, applaudono, festosi. Sfreccia sul ponte, in bocca alla galleria, sembra smarrimento, ma presto è già fuori dall'altro lato, fischiando di un suono che è melodia. Rallenta, affronta una curva, sembra sbandamento, ma no! È il percorso alla stazione Cremita. E altro scroscio di fermenti consensi. Il treno corre come un atleta, dritto verso la destinazione, arriva e, sotto fari potenti, si ferma. È ovazione! Ecco! Noi